Riccardo, ci eravamo salutati in quel di Malcesine con Audi Fratelli Giacomo supported by Eberhard sul gradino più alto del podio. Ci ritroviamo qui a Napoli e non è cambiato niente. Avete vinto la seconda tappa consecutiva, siete saliti sul podio del circuito. Insomma, una stagione di soddisfazioni. Direi assolutamente di sì, è una stagione imprevista per il livello che siamo riusciti ad ottenere. Eravamo partiti un po' nuovamente da outsider, perché insomma dobbiamo sempre organizzarci. Il 32 è molto complesso nella parte organizzativa e anche economica, quindi è un aspetto importante, però siamo molto contenti. Alla fine, se si rivoluzionasse la classifica e contassero le tappe, saremmo molto bene. Ma due primi, un secondo, un settimo, un ottavo, che sono state le prime due tappe di partenza, è andato tutto al di là delle aspettative per quanto ci riguarda. Abbiamo agguantato il podio finale, un gran lavoro di tutto il nostro gruppo, Gabri alla tattica, ma Vittorio Rosso alle scotte, Lucia Prua, Federico Buscaglia, Mangialardo, un gruppo veramente, ci siamo divertiti quest'anno. E bravissimi i due fratelli Pavesio, che con pochissimi giorni dedicati alla vela e con qualche improperio ogni tanto, ma ci sta quando sei lì a combattere, sono stati bravissimi e sono adeguati benissimo al gruppo, facendo credo meglio di sempre. È possibile, è giusto, è corretto dire che forse è stato l'europeo di Porto Cervo un po' la chiave di volta di questa stagione? C'è stato dopo quell'evento un deciso cambio di passo da parte della barca, insomma le cose hanno cominciato a girare veramente in modo positivo? Sì, è ovvio, ma diciamo nella barca a vela, al di là delle capacità delle persone, non c'è molto da inventare, nel senso che il denaro e il tempo sono due elementi fondamentali. Il denaro perché permette al team di fare ore di acqua, e il tempo perché ci vuole tempo, soprattutto per gli armatori, per staccare la spina dall'ufficio e rimettersi in barca a vela. Chi riesce a fare più tempo e ha disponibilità di budget è certamente avvantaggiato sulla giusta strada. È quello che noi abbiamo fatto nel corso della stagione. Hanno fatto qualche ora in più. Qui devo dire sono stati veramente bravi, perché venivano da una pausa lunga di quasi due mesi e sono stati veramente bravi a rimettersi in fase. Noi venivamo da non so quante regate e quindi forse le due cose sono compensate. A livello agonistico, Melges 32, cosa bolle in pentola per la prossima stagione? Stai già lavorando a qualche cosa? Hai già delle idee? Sì, l'anno prossimo avremo una stagione molto bella, anche perché avremo un mondiale importante in Italia, quindi saranno 5 tappe forse un filino diverse dal solito. Cerchiamo di andare in località che siano anche particolarmente attrattive dal punto di vista turistico. Innoveremo sicuramente, non saranno tappe che abbiamo frequentato fin qua, questo per dare anche un po' di curiosità in più. Direi che sarà una grande stagione, avremo questo finalone del mondiale nelle acque della Sardegna, e lì credo sarà l'apoteosi di tutta la stagione, con una partecipazione sicuramente estremamente alta e estremamente qualificata. A Napoli non abbiamo avuto tantissimo vento, però mi sembra che la scelta di venire a regattare in questo periodo dell'anno sia stata particolarmente azzeccata. Abbiamo goduto ancora di un protrarsi dell'estate, mentre insomma da altre parti sta arrivando i primi freddi. Sì, Napoli è un posto fantastico, nel senso che regala sempre qualcosa. È una città bellissima, anche vista fuori dall'acqua, è veramente stupenda, l'ospitalità è cordialissima. Io credo che sia uno dei campi di regata belli d'Italia. Ci ha regalato poco vento, ma alla fine ci ha fatto fare tutte le regate con un clima, una temperatura, un'accoglienza, sembra di essere indietro di 4 mesi, perché sembra l'inizio dell'estate. E relativamente a questa ritrovata partnership con la Canottieri, che già l'anno scorso ci aveva ospitato, come ti sei trovato? Mi sono trovato benissimo, sono stati ospitalissimi, purtroppo hanno avuto il lutto del presidente, ci dispiace molto, hanno avuto però la capacità di rimanere a fare gruppo e di trovare risorse interne di primissimo livello, il nuovo presidente, il vicepresidente sportivo Davide Tizzano,
che con la sua mentalità di uomo di grandissimo sport è stato certamente di aiuto, e sempre come sempre Peppe Leonetti, che si è fatto in 5.000 nonostante la menomazione dovuta a una caduta dal motorino, ed è stato veramente grande, con una grande accoglienza. In conclusione di questa intervista, fra due settimane un altro grande appuntamento, sempre grifato Audi, sempre canottieri Napoli, e sarà la Gold Cup dei Majors 20. Tante barche in acqua, insomma ci sarà anche una barca grifata Audi. Cosa ti aspetti da questo evento? Beh, il campionato del mondo dei Majors 20 sarà la chiusura degna di una grandissima stagione. Abbiamo il nostro team con Guido Miano, Nevio Sabadin e ovviamente Gabriele Benussi alla tattica. Sono sicuramente carichi, questa vittoria ha certamente caricato molto bene anche Gabri. Credo che faranno bene. Io purtroppo non ci sarò, perché sarò a l'ISAF a Dublino, c'è l'annual conference della Federazione Mondiale della Vela, e lì abbiamo una serie di altri impegni completamente diversi, ma altrettanto impegnativi. Però ci sarà tutto lo staff e sarà la chiusura di una grande stagione di Vela Audi.